Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo vlog. Sì, sono le 3 di pomeriggio, ma io sto iniziando a vloggare proprio oggi. Questa è la mia situazione capelli, ora vi spiegherò anche perché. Intanto non lo so, continuo a guardarmi perché io con i boccoli non mi ci so vedere, non me li faccio veramente mai. Comunque, oggi è domenica, io avevo un impegno nella mattinata, primo pomeriggio, ho un impegno stasera, quindi sto vloggando un po' nei ritagli di tempo. E non ho pensato di vloggare stamattina perché era carino portarvi dove stavo, ma la mia mente non ci è arrivata perché ieri sera sono andata a dormire abbastanza presto, nonostante io non abbia fatto niente di che, ma mi sono messa al computer, mi sono messa a leggere e ho finito per fare tardi. Stamattina mi sono svegliata presto. Presto per essere domenica perché erano le 9, ho dovuto accompagnare mia mamma alla Fiera di Roma. Qui in questo periodo prima di Natale fanno arti e mestieri e appunto l'ho accompagnata alla fiera qualche giorno fa e ci eravamo comprati appunto questo aggeggio per fare i boccoli, solo che una volta tornata a casa non funzionava. In pratica è quell'aggeggio che fa anche la Babyliss, ma questo qui non è della Babyliss, è di una marca, suppongo, cinese, e appunto tornate a casa non funzionava. Ci siamo impazzite per cercare di capire perché non funzionava, perché non funzionasse, e alla fine era rotto, quindi siamo dovute tornare in fiera, che per fortuna da casa nostra non è così lontano, per andarlo a cambiare. Effettivamente era proprio difettato il nostro, non eravamo noi che eravamo incapaci, perché ci eravamo sentite anche un po' stupide, devo dire la verità. Abbiamo pensato, ora torniamo lì dal venditore e quello ci dice: non avete capito come funziona. Invece no, era proprio rotto. E ora ve lo faccio vedere. No, non è vero, non ve lo posso far vedere perché se lo sono portato via, ma vi metterò magari una foto, qualche immagine, qualche ripresa. In pratica sì, è come quello della Babyliss, che si mette una ciocca all'interno, viene risucchiata letteralmente dall'aggeggio, che dentro gira, scalda e fa questi boccoli. Io li ho fatti un paio di ore fa ed erano molto molto boccoli, ora ovviamente stanno scendendo. I miei capelli non sono puliti perché li ho lavati ieri. E questo genere di acconciature è meglio farle su capelli non pulitissimi, ma i miei capelli sono tanti e nonostante siano corti sono pesanti e liscissimi, quindi io prevedo che tra pochissimo tempo non avrò più niente. Già di qua vedete come sono scesi parecchio. L'effetto è carino. Io ho diviso la testa in due, ho fatto due sezioni, una sotto e una sopra, e per fare tutti i capelli ci ho messo 20 minuti. Che non è pochissimo per quanto mi riguarda, però ecco, io ho veramente tanti capelli, quindi magari non fa testo. E quindi niente, era carino magari oggi portarvi lì in fiera, ma in realtà non è che abbiamo fatto questo grande giro, perché è passato, cioè, c'eravamo già state, siamo andate solo a cambiare la piastra, che si chiama piastra, è un arricciacapelli, ed a fare qualche altro giretto. Ma vi devo parlare di una cosa che ho comprato a questo mercatino, a questa fiera, che... Ok, io ho un problema col cibo. La cosa di cui vi voglio parlare è lui. Io non amo i panettoni, ma questo più che un panettone sembra proprio un dolce. È di questa marca qui, la Fornarina, che è certificata anche bio. E questo qui, non fate caso alle mie unghie schifose, questo qui è il panettone al limoncello con gocce di cioccolata bianca. Ok, non è un panettone da 1 kg, è da 7,50 kg. Questa è una grande giustificazione, perché in 3 giorni me ne sono già fatto fuori mezzo. Ma va bene, io dovrei anche essere a dieta in tutto ciò. Ovviamente è uno di quei panettoni artigianali super... Dovevo andare di qua? Super buoni, e si sente proprio la differenza rispetto ai panettoni, quelli da supermercato. Mi sto, come ogni video che faccio, mi sto mettendo a fare una tisana. Perché in realtà oggi pomeriggio starò a casa, dovrei uscire pomeriggio tardi o direttamente stasera. Attenzione che se no faccio un casino con l'acqua. E per andare a fare cinema o sushi e cinema con una mia amica. Non so se ci andiamo a vedere Miss Peregrine o ci andiamo a fare uno di quei classici film natalizi che noi ogni anno per tradizione lo facciamo. Ora faccio un danno alla mia tazza All Black, perché mi sono accorta che non abbiamo una tazza natalizia in casa. Non siamo così avvezzi ai ninnoli natalizi, ma credo proprio che non l'abbiamo. No, non c'è. E quindi sì, la mia tazza nera ci sta tutta. E quindi sì, dovremmo andare a vederci un film. Non so se Miss Peregrine o un film natalizio. Anche Miss Peregrine mi ispirava, a dirvi la verità. E come tisana, ho preso ieri questa qui al Todis, che è zenzero e limone.
Ok, sì, zenzero e limone. Ma si sente tantissimo lo zenzero. E mi sa che la terrò, cioè è buona, ma si sente molto lo zenzero. E mi sa che la terrò per quelle volte in cui mi fa male la gola, ho bisogno di disinfettarla perché ha un'azione molto, molto disinfettante, antinfiammatoria per la gola, la tosse e queste cose qui. Ma non è che abbia questo gusto tanto gradevole. E nonostante qui sia sempre pieno di tè e tisane, siamo pieni di tè verde perché mia mamma ne beve molto in estate. Ma siamo invasi di tè verde e non ho un qualcosa che mi soddisfi il gusto, il palato. Ho tante tisane detox, dimagranti, ho il Cosmi Tea Detox, ma non ho qualcosa di buono da bere. Alla fine vada per questo Choco Tea della Yogi Tea. Yogi? Yogi Tea? Sì, sa di cioccolato, ma non lo amo perché è un po' troppo speziato per i miei gusti. Sì, ha troppa cannella, troppe spezie all'interno. Se sapessi un pochino più di cioccolato, mi piacerebbe di più. Sto aprendo la bustina perché voglio leggere con voi la frase: Empty yourself and let the universe fill you. Mai frase più azzeccata. In tutto ciò mi pare di avervi detto in uno degli ultimi vlog che mi sono fatta a Netflix e oggi, per passare uno di quei pomeriggi che è la domenica prima di Natale, per passare uno di quei pomeriggi, boh, non lo so, tra il triste e il depressivo, mi guardo The Spirit of Christmas, quindi un film d'amore e di Natale. Proprio, raga, vi ho detto tutto. Sapete quelle domeniche in cui siete da soli a casa perché i miei sono in giro slash al lavoro e siete anche in un periodo sentimentale un po' strano, nel senso che non ero in dubbio se affrontare o no questo discorso, però è venuto e lo affronto volentieri con voi perché so che molti di voi magari ci si potrebbero ritrovare. Non è il periodo dell'anno, non è il Natale, non è l'inverno e robe varie, ma è un periodo sentimentale molto strano, nel senso che avete presente dopo che siete single per tanto tempo? E io sono sempre stata una che ha creduto più nell'amore che nell'amicizia nella vita. Questo è un discorso di cui potrei parlare per ore perché ci credo fermamente. Ho ricevuto molte più batoste, molti più tradimenti, tra virgolette, molte più fregature, molte più volte a spalle nell'amicizia piuttosto che nell'amore. Ho perso tante amiche per cose anche che ritengo importanti nei rapporti piuttosto che nell'amore. Sarà che in amore sono stata sempre un pochino più fortunata, non lo so. E quindi questo mi ha portato fermamente a credere che i rapporti di amore siano più sinceri, più veri, più duraturi, più reali rispetto a quelli d'amicizia. Che sono quelli i rapporti d'amore che ti porti avanti per tutta la vita e non quelli di amicizia, tranne appunto rari e pochi casi. Ma anche in quel caso, secondo me, si tratta di amore, non si tratta di amicizia. Anche quando si tratta di due amiche donne, si tratta in quel caso di amore. Ma questo è un altro discorso e quindi sono in un questo periodo strano in cui è un anno che sono single, un anno che non mi è pesato, sono stata benissimo da sola, ho avuto tante persone che mi circondavano, ho stretto tante nuove amicizie e ho rapporti importanti, belli, appaganti di amicizia, ma sono anche in quel periodo di vita in cui dici: l'hai sempre creduto che nella vita sia più bella condivisa. Sapete quando torni a casa, dopo che sia una bella notizia o che sia una delusione, e ti piacerebbe avere qualcuno con cui condividerla questa notizia? Il che non vuol dire che io non la condivida con i miei amici, perché le mie amiche e i miei amici sono le prime persone che sento quando ho qualcosa di importante da raccontare o quando ho voglia di confrontarmi o ho bisogno di un consiglio. E nonostante ciò, ho anche i miei genitori che ricoprono un ruolo fondamentale in questo, però io ho sempre pensato, convintissima di ciò, che la vita in due, condivisa in due, sia assolutamente più bella. Ciò non vuol dire che io non sia contenta così, che non sia felice così. Ciò non vuol dire che la mia malinconia sia dettata da questo. No, non vi preoccupate, sto benissimo. Però è uno di quei periodi strani. Penso che tutte noi passiamo periodi in cui siamo gasatissime e felicissime di essere single e periodi in cui diremmo: ma forse avere qualcuno accanto sarebbe tutt'altra cosa. Poi questo ha i suoi pro e i suoi contro, nel senso che ci sono momenti in cui io penso: ma chi me lo fa fare?
di avere tutte quelle liti, di non poter essere, tra virgolette, totalmente libera di decidere dove andare, con chi andare, quando andare, perché comunque bene o male a qualcuno devi render conto, con qualcuno stai ed è giusto che sappia tu dove ti trovi almeno. E quindi sì, ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro, ma forse siamo fatti così. Una cosa che ribadisco sempre è che siamo fatti per non stare da soli. Quindi quando si passano tanti periodi soli, sempre tra virgolette, cioè si passa un lungo periodo da soli, si ha poi ciclicamente bisogno di avere qualcuno a fianco. Ciò vuol dire che magari tra qualche anno io mi sarò già stufata di chi ho a fianco e vorrò riessere da sola, ma è un percorso ciclico di vita che riguarda secondo me tutti. Dopo sti 4 minuti in cui vi ho parlato secondo me dell'amore e dei rapporti, che non lo so perché, giocavo con lo smalto in mano perché ora vi faccio vedere, mi sto per rifare le unghie e direi che ne ho totalmente bisogno, ma non voglio mettere stavolta il semipermanente perché mi si stanno un po' distruggendo e quindi vi faccio vedere cosa ho scelto. So che questa luce non renderà giustizia al colore, comunque utilizzo base e top della Revlon quando non utilizzo il semipermanente, appunto, perché mi ci trovo benissimo e sono questi qui della linea Color Stay. Mi fanno durare veramente lo smalto molto più a lungo. E lo smalto che ho scelto, ho tolto il tappino, perdonatemi, è questo qui di Yves Saint Laurent. Se riesco a trovare il numero, eccolo qui, si vede? 20 Brun Parn, io non so il francese, Parnasse. Brown Parnasse, non lo so. Comunque è questo marrone, perché uno dei trend di questa stagione è lo smalto dei colori del cioccolato, che va dal cioccolato al latte, nocciola, al cioccolato fondente. Questo è veramente un marrone cioccolato. Dato che sto parlando da 4 minuti e ho messo l'acqua a bollire, io credo che a questo punto sarà già bollendo, no? Esattamente. Quindi metto ad infondere il mio Choco Tea. E poi, dopo 7 minuti di infusione, ovviamente io ho lanciato dentro anche il... Ora mi ustionerò! Avete capito? Il pezzettino di carta per reggere il filtro. Lo faccio sempre. Vi stavo dicendo che deve stare in infusione 100, a 100 gradi, quindi con l'acqua che proprio bolle, per 7 minuti, che non è poco. E io poi ci andrò ad aggiungere un pochino di latte freddo di soia, sia per stemperare la temperatura, che se no non lo bevo mai più, e sia per una questione di gusto. In questo qui mi ci piace, però non in tutti i tè ci aggiungo il latte. Già che ci sono oggi, capelli a parte, che ormai hanno una vita loro, vi voglio parlare di questo prodottino qui. Non c'è mai stata occasione di parlarvene perché, anche perché ultimamente stavo utilizzando solo il semipermanente per le unghie, ma è più di una volta che, dato che appunto non utilizzavo gli smalti da tanto, mi si erano seccati, e avevo questo prodottino qui che è un diluente per smalto della Clarissa Nails, è questo qui, e appunto ne bastano 2-3 gocce nella boccetta di smalto, lo andate direttamente a versare dentro, e lo smalto che è colloso, vecchio e pensate sia da buttare. Veramente si risana in una maniera assurda, ridiventa subito fluido. Aggiungete 2-3 gocce, poi chiudete bene e agitate lo smalto, il vostro smalto, non questo ovviamente. E con 2-3 gocce veramente lo smalto diventa fluido come appena comprato e non ne risente né la durata dello smalto, né la pigmentazione, né nulla, veramente nulla. È un prodotto fantastico, soprattutto se come me magari avete degli smalti che avete abbandonato da tempo, ma io ne ho veramente tanti, tra me e mia mamma ne abbiamo veramente tanti. Questo prodottino qui può essere magari utile e interessante. Oh mio Dio, lasciate stare i capelli. Film di Natale è finito. Non è stato tragico come immaginavo. Ormai, come potete vedere, è buio praticamente. Sono le 6 di sera, tra un'oretta esco e oggi vi sto parlando di tantissimi prodotti in questo vlog, però magari può essere anche utile a qualcuna che parli di questi prodotti random. Mi sono struccata, nel senso che mi sono levata il fondotinta che avevo applicato stamattina per uscire. Perché avete presente quando vi danno quella, i prodotti sul viso vi danno quella sensazione di essere oppresse, mi sentivo come se avessi la pelle lucida, ma in realtà non era lucida, me la sentivo proprio oppressa, pesante, perché stamattina avevo deciso di non applicare il solito fondo di MAC che sto utilizzando, ma di terminare questo qui di Kiko, che è il Cushion System. Ce l'ho ormai da un bel po', ma in realtà non si è seccato, è ancora c'è di prodotto, è carico di prodotto, solo che lo sento veramente troppo pesante, è questo qui. Che ha il cuscinetto, no? All'interno lo sento veramente troppo troppo pesante sulla mia pelle, quindi penso che lo andrò a cestinare anche perché veramente ha tanti mesi e non è che ci avrei potuto fare chissà quante applicazioni, ma lo sento troppo troppo pesante sulla mia pelle, quindi
Oggi lui se ne va nel cestino. Detto questo, penso che questo vlog si chiuda qui. Io spero, non so, di avervi tenuto compagnia. Mi fa sempre piacere quando voi apprezzate i vlog e magari in questo vi ho dato anche qualche consiglio su qualche prodottino interessante. Oltre a farvi i miei discorsi, non lo so, paranormali sui rapporti sull'amore. Ma fatemi sapere cosa ne pensate, ovviamente, che è un discorso interessante, secondo me. Quindi vado a prepararmi per uscire, andare al cinema e andare a cena. Ho una pelle disastrata, credo che vada a fare anche una maschera. E ci vediamo prestissimo. Un bacio. Ciao.